Per parlare di fenomeno, noi dovremmo avere un quadro di situazione sulla base di dati ed elementi concreti e certi. Quando parliamo di criminalità in ambito rurale, purtroppo le devo dire che questo quadro di situazione attendibile non lo abbiamo. Abbiamo sì tutta una serie di dati riferiti alle denunce che si sono verificate ai reati, ma io sono il primo a essere consapevole che i dati che a noi risultano non rispondono all'effettiva entità del problema. Cioè, non tutti coloro che subiscono reati, furti, danneggiamenti o altre tipologie, rapine, denunciano questi fatti. Pertanto abbiamo il duplice problema che non riusciamo a condurre un'azione di contrasto in relazione all'entità del fenomeno e soprattutto tanti reati non vengono denunciati. Quindi non abbiamo un quadro di situazione completo del fenomeno. Buonasera, bentrovati con Linea Diretta. Lo avrete capito, parliamo questa sera di furti in agricoltura, un fenomeno, ma probabilmente, secondo quanto ci ha spiegato il colonnello Cairo, comandante provinciale dei Carabinieri di Bari, lo chiamiamo fenomeno impropriamente, vogliamo dire problema, un problema che sembra sempre più preoccupante. Noi abbiamo deciso di parlarne perché prendiamo spunto dall'ultimo furto subito dalla cooperativa sociale Semi di Vita di Bari, che opera sul territorio, appunto in territorio barese e anche a Valenzano, ma soprattutto opera, è una cooperativa agricola, ma come abbiamo detto è anche una cooperativa sociale che opera sui terreni confiscati alla mafia. Allora, per parlarne più approfonditamente questa sera abbiamo in studio con noi Angelo Santoro, che è proprio il presidente della cooperativa sociale Semi di Vita, e ringrazio per essere qui con noi, ma ne parleremo con altri ospiti e poi ascolteremo ancora una lunga intervista, questo era solo uno stralcio, proprio al comandante Cairo, che ha fatto una precisa disamina della questione. E allora, Angelo, dicevamo, ti faccio la domanda al volo, fenomeno, non lo chiama fenomeno il comandante Cairo, che ne pensi? Beh, penso che sicuramente è un'azione programmata perché i furti in campagna stanno aumentando vertiginosamente. Sono d'accordo col colonnello Cairo sul discorso della segnalazione dei furti, perché spesso e volentieri è poca roba, ti vengono a rubare 10 cavoli, una fila di rape, si portano via un attrezzo, quindi non tutti hanno la predisposizione alla denuncia, soprattutto non credono che poi ci possano essere risvolti positivi in quello che si fa. Invece bisogna denunciare perché con tante denunce si può accentrare l'attenzione. Attenzione a capire qual è il fenomeno e dove viene poi svolto. Tra l'altro, ci diceva il comandante Cairo, gliel'ho chiesto io, ci sono poche denunce, poi ascolteremo meglio anche sui dati. Poche denunce, evidentemente c'è anche paura, la paura di ritorsioni. Questo però avviene probabilmente, e dimmi se sbaglio, con i piccoli imprenditori o quelli che chiamiamo, sai, i coltivatori, i piccoli coltivatori, ma non evidentemente con le grandi aziende, o aziende ovviamente strutturate in un certo modo, con dipendenti che devono anche tutelare. Può essere? Beh, soprattutto il problema è anche l'entità del furto, no? Perché magari se ti rubano 10 cavoli, come dicevo prima, stiamo parlando forse di 10 euro, di 15 euro di furto. Quando si entra in un'azienda strutturata, ci sono dei dipendenti che lavorano e comunque c'è tutta un'azione all'interno di queste aziende, c'è da preservare tanto, c'è quello che rimane in azienda che non è ancora stato rubato, sperando che non venga poi rubato successivamente, ma poi c'è anche la paura di essere soli e che qualcuno non ti spalleggi. Noi in realtà con l'arma dei carabinieri abbiamo un grande rapporto, e loro ci sono sempre al nostro fianco e vengono costantemente aggiornati su quello che facciamo, perché è un lavoro di collaborazione, loro non possono operare da soli. Angelo, ci vuoi raccontare la tua esperienza, quella dei tuoi collaboratori, di tutti coloro che fanno parte della cooperativa? Perché dobbiamo dire chiaramente e sottolineare che ci sono grandi sacrifici in agricoltura, non indifferenti, di tutti i tipi. Beh, sì, noi abbiamo iniziato 10 anni fa, in un piccolo orto di 2000 metri, quindi abbiamo cominciato a far palestra perché nessuno di noi sapeva fare agricoltura. Poi nel 2014, 2 ettari in centro, a Japigia, proprio a pochi passi dal centro di Bari, un orto sociale biologico in città. Oggi 26 ettari confiscati alla mafia a Valenzano.
quando devi cominciare da zero, non sei nessuno, quindi una banca non ti finanzia, una fondazione non ti calcola e hai difficoltà ad accedere al credito e quindi anche alle terre, l'unica cosa che puoi fare è aprire il portafoglio e mettere di tuo. Noi siamo partiti con 5.000 euro e abbiamo fatto grandi sacrifici in 10 anni per arrivare oggi a quei terreni. Spesso abbiamo rinunciato a quello che potevano essere i nostri compensi, perché l'unico modo era guadagnare e lasciare i soldi in azienda. Questo non lo dico perché per diventare per presunzione o quello che abbiamo fatto, ma perché i sacrifici che poi ti portano, quando poi subisci dei furti e ti tolgono quel lavoro che tu hai fatto, la mazzata, perché così è, il danno è triplo. Perché lo faccio un danno economico, morale e lavorativo. Quindi questo è importante da dire. Perché questo fenomeno sta assumendo, fenomeno barra problema, per ritornare all'inizio, sta assumendo contorni così preoccupanti oggi? Anche perché adesso arriviamo anche a parlare dell'ultimo vostro caso. Ma io posso solo supporre quello che sta accadendo. In realtà, secondo me, la condizione economica in cui ci ritroviamo in questo momento, dove il lavoro scarseggia e scarseggia anche nelle campagne, non diciamo perché se il settore Horeca è fermo, se la ristorazione è ferma, vuol dire che i prodotti in campagna non si vendono, rimangono sulla pianta, quindi manca il lavoro. E quando manca il lavoro bisogna portare il pane a casa. Purtroppo questo non giustifica assolutamente le azioni di queste persone. Ci ritroviamo in un momento in cui il pane a casa deve essere portato e quindi il settore primario, perché in Puglia si parla tanto di turismo, ma l'agricoltura la fa da padrona nella nostra regione, dove l'accesso alle attrezzature che costano un occhio della testa è molto più semplice rispetto ad andare a rapinare una banca. Quindi rubare un trattore in campagna potrebbe essere più semplice, rubare dei teloni, rubare attrezzatura nelle campagne degli agricoltori è più semplice perché magari alcune volte sono incustoditi o poco protetti o ci sono anche delle situazioni complicate da dover gestire. Quindi sicuramente questo fenomeno barra problema di cui parliamo stasera diventa un fattore primario per chi vuole può approcciarsi a questo tipo di agricoltura, no? Angelo, noi abbiamo messo su la trasmissione partendo, diciamo, da quello che è stato l'ultimo caso, che è il vostro, ma tu mi dicevi, adesso magari li raccontiamo anche, ce ne sono tanti perché tu nel frattempo hai sentito anche altri colleghi, il furto di un trattore che peraltro era nuovissimo. E non è il primo caso per la cooperativa Semi di Vita. Ci racconti un po' i vari episodi e magari anche quello che hai raccolto tra altri colleghi nelle stesse condizioni, evidentemente. Noi generalmente abbiamo sempre subito furti in campagna, no? Parlavo dei primi di 10 cavoli del filare di rape, che sono quelli un po' più recenti. A gennaio abbiamo subito un furto, hanno rubato i primi 100 litri di olio prodotti sui terreni confiscati alla mafia a Valenzano, quindi lì un valore affettivo nostro molto importante. Poi è successo che mercoledì abbiamo scoperto che nel posto in cui parcheggiavamo il trattore è stato trafugato. Parliamo di un trattore nuovo, aveva nemmeno un mese di vita, 25 ore di lavoro, parliamo di un importo di un trattore di 34.000 euro. Pagati attraverso un finanziamento regionale che abbiamo vinto con tanto sudore, perché per vincere un finanziamento regionale ci vuole tanta fatica e tanto studio su quello che vuoi fare, e insieme ad un attrezzo che avevamo attaccato la sera prima perché il giorno dopo dovevamo andare a uscire a lavorare. Quindi abbiamo subito un'escalation di furti da quando dall'anno scorso ad oggi importantissima. Quando poi ci siamo quantificare il danno? Così. Facciamo comprendere, sì, ovviamente di cosa stiamo parlando. Parliamo di 38.000 euro di danno. Solo per il trattore. Però, ovviamente, tornando indietro, secondo me sforiamo abbondantemente i 50-60.000 euro di danni in generale tra i furti di prodotti e di attrezzatura. Quindi per una giovane cooperativa che fattura ovviamente quello che un 2 ettari di orto possono portare avanti, perché noi non abbiamo servizi come altre cooperative sovvenzionate dallo Stato, noi campiamo di agricoltura, è una mazzata non indifferente. Adesso il trattore ci toccherà ricomprarlo, perché essendo in un finanziamento ci toccherà riprenderlo. Quindi puoi ben capire sia la paura di ricomprare un trattore nuovo, ma anche l'esigenza economica di dover sborsare altri soldi per poterlo ricomprare. Appena abbiamo mandato il messaggio mercoledì ai nostri amici sostenitori della cooperativa,
un'amica di Rutigliano mi ha telefonato, dice, ci siamo sentiti via messaggio, mi ha detto: Angelo, stanotte hanno rubato anche a me i teloni per coprire il vigneto. E invece proprio oggi un amico mi ha detto: guarda Angelo, 2 giorni prima di te hanno rubato a me un trattore che mi serviva per spostare il fieno, perché lui è un allevamento, che è una masseria, masseria delle monache a Casa Massima, e lui mi ha detto: Angelo, io ho grosse difficoltà perché quel trattore mi serviva per spostare il fieno per le vacche e adesso mi sto facendo prestare un trattore perché devo trovarne un altro per poter campare l'allevamento. Quindi il problema non è solamente economico, non è soprattutto economico, ma poi noi in questo momento siamo a terra. Quindi le nostre attività sovranazionali sono ferme, eppure abbiamo un sacco di cose da fare da adesso a 6 mesi. Quanto ha influito anche sulla vostra attività la pandemia, quest'ultimo anno e mezzo, diciamo, di pandemia? Allora, sicuramente ha portato un giovamento sulla vendita, questo non possiamo dirlo perché noi abbiamo prettamente la vendita diretta. Quindi noi tagliamo e vendiamo in cooperativa a Iapigia e quindi questa cosa ha agevolato la produzione. Ha subito un notevole rallentamento su quelle che sono poi le organizzazioni invece aziendali, perché per fare un pozzo invece che metterci 2 mesi ce ne metti 6. Autorizzazioni, burocrazia, le problematiche sono tante. Trovare l'azienda che ti faccia un servizio, ti faccia un servizio di installazione del pozzo consono a quelli che sono gli standard che tu richiedi. Abbiamo fatto 6 preventivi per un pozzo artesiano, quindi puoi ben immaginare che contatta l'azienda, fai un appuntamento di persona, capisci quali gli orari, hai le autorizzazioni, no, quell'ufficio non la sblocca, non c'è bisogno di un altro. È un delirio, è un delirio. Ovviamente. E allora, mi dice la regia che abbiamo il collegamento con un altro ospite, Vincenzo Patruno, che è il presidente di Fedagri. Buonasera, presidente. Buonasera a tutti. Eccoci, grazie per essere con noi. Non so se ha seguito nel frattempo la chiacchierata con Angelo Santoro. Assolutamente sì, l'ho seguita. E ad Angelo, appena è entrato nel mondo agricolo e quando ha cominciato a subire questi furti, gli ho solo detto: benvenuto nel club, perché purtroppo questa è la quotidianità dell'agricoltura pugliese, ahimè, perché questi casi si verificano, ahimè, in tutta la Puglia. Presidente, possiamo capire, ovviamente in base anche ai dati in vostro possesso, ai vostri associati, l'entità di questo problema? Guardi, l'entità del problema è difficile da definire. Come perché, ha detto il comandante. Ahimè, c'è stato sottoscritto un protocollo nel 2011. Con tutte le prefetture, con i consorzi regionali delle guardie campestri, ma è scaduto il 2014, uno dei compiti del protocollo era analizzare i dati per meglio vigilare e meglio, come dire, organizzare la vigilanza anche sui territori, ma dati purtroppo non ce n'è. Ho seguito anche la chiacchierata che in cui si diceva, e purtroppo il comandante c'ha ragione, che molti non denunciano, ma ormai gli agricoltori sono così demoralizzati e così, subiscono furti quotidianamente, subiscono furti quotidianamente e quindi molti furti non vengono denunciati perché è inutile pure denunciarli. È successo già che purtroppo se hanno rubato una fila di cavoli, come diceva Angelo prima, e il tizio viene sorpreso con la refurtiva, l'unica pena che oggi ha è di lasciare la refurtiva. Purtroppo questo fatto qua, se non andiamo un po' a rompere questi schemi, non si fermerà mai. Questi sono i furti, diciamo, quotidiani. Leggeri li chiamerei io. Poi abbiamo tutta un'altra serie di atti criminali molto molto più pesanti, quali rientrerebbe anche il furto del trattore di Angelo, i cavi elettrici rubati da tutti i pozzi artesiani, perché c'è stata una fase in cui si rubavano cavi elettrici su tutti i pozzi artesiani e quelli sono stati danni ingenti per tanti agricoltori.
Allora, Presidente, se resti con noi, perché io a questo punto farei ascoltare l'intervista integrale del comandante Cairo, così poi la commentiamo tutti e tre insieme. Prego la regia di mandare l'intervista al colonnello Cairo. Comandante, il fenomeno di furti nei campi, quanto vi preoccupa? Guardi, innanzitutto mi deve permettere di fare una premessa. Per parlare di fenomeno noi dovremmo avere un quadro di situazione sulla base di dati ed elementi concreti e certi. Quando parliamo di criminalità in ambito rurale, purtroppo le devo dire che questo quadro di situazione attendibile non lo abbiamo. Abbiamo sì tutta una serie di dati riferiti alle denunce che si sono verificate ai reati, ma io sono il primo a essere consapevole che i dati che a noi risultano non rispondono all'effettiva entità del problema. Cioè non tutti coloro che subiscono reati, furti, danneggiamenti o altre tipologie, rapine, denunciano questi fatti. Pertanto abbiamo il duplice problema che non riusciamo a condurre un'azione di contrasto in relazione all'entità del fenomeno e soprattutto tanti reati non vengono denunciati. Quindi non abbiamo un quadro di situazione completo del fenomeno. Possiamo fornire dei dati relativi ovviamente al territorio, ai territori di sua competenza? Sì, guardi, io ho una serie di dati riferiti al fenomeno della criminalità in ambito rurale. Le posso fare un raffronto tra i dati riferiti al 2020 e 2019 e per il primo bimestre di quest'anno con lo stesso periodo dello scorso anno. Le posso dire, per farle un esempio, leggo solo alcuni dati, che il totale dei delitti commessi in ambito rurale nel 2020, che a noi risultano denunciati, sono 640, quindi 640 delitti denunciati, tanto nell'ambito della provincia di Bari, quanto nell'ambito della provincia di Barletta-Andria-Trani, che è in riduzione rispetto al 2019 del 13%. Nel primo bimestre di quest'anno abbiamo una riduzione addirittura del 23%, cioè sono stati denunciati poco più di 100 delitti all'arma dei carabinieri, alle forze di polizia, rispetto ai 134 dello stesso periodo dello scorso anno. Non voglio annoiarla, faccio riferimento però al numero di furti, che forse è uno di quei reati che potrebbe darci, come dire, l'indicatore, la cartina tornasole dell'entità del fenomeno. In entrambe le province nel 2020 sono stati denunciati complessivamente 490 furti. Nel primo bimestre di quest'anno 79 furti. Anche i furti sono in diminuzione, 2020 rispetto al 2019 del 17%, per quanto riguarda invece il primo bimestre del 30% rispetto al primo bimestre dello scorso anno. Discorso a parte poi meritano i danneggiamenti o le rapine. Le dico solo una cosa, che nel primo bimestre di quest'anno non sono state denunciate rapine. Per quanto riguarda invece le rapine denunciate complessivamente in tutto il 2020, a noi risulta una sola rapina. È ovvio che io le ho dato dei numeri che fanno riflettere, perché se da un lato c'è una larga parte della popolazione, quindi gli agricoltori, che testimoniano un certo disagio che vivono nelle aree rurali, di fronte a numeri di questo tipo io non riesco a giustificarmi il disagio se non che i numeri non sono rispondenti alla realtà, quindi i reati non vengono denunciati tutti quanti. Una disamina particolare, insomma, alla luce dei dati che ci ha fornito e di quello che ci dice, cioè l'omertà, possiamo chiamarla omertà. Guardi, io non lo so, perché omertà è una parola un po' pesante, un po' grossa. Quello che a noi importa è, come forze di polizia, è che ci sia una forma di collaborazione. Una forma di collaborazione non significa solo denunciare il fatto, che tra l'altro è un obbligo per il cittadino, ma anche di denunciarlo tempestivamente, di denunciarlo quindi nell'immediatezza, non dopo 2 mesi o anche 3 giorni, perché denunciare un fatto
a distanza di tempo non ci aiuta nelle indagini. Dai dati che io ho, posso dire che lì dove il reato viene denunciato immediatamente o dopo poco, noi riusciamo nel 90% dei casi a scoprire il reato, quindi a identificare i colpevoli, ad arrestare e a recuperare la refurtiva e quindi restituirla all'agricoltore. Ecco perché è importante che ci sia questa forma di collaborazione. Denuncia, ma anche tempestività nella denuncia. E un altro aspetto è verità in quello che si dice, o meglio, dire tutto quello che è accaduto. E qui mi ricollego ai danneggiamenti. Abbiamo una serie di denunce per danneggiamenti, ma i danneggiamenti spesso potrebbero sottendere a episodi un po' più gravi, a eventi particolari, ma non ci risultano denunce di estorsione, di minacce o altro. Il danneggiamento in sé, quindi il danneggiamento di piante d'olivo o di vigneti, è ricollegabile magari a un dispetto o a un qualcosa, ma nessuno dei denuncianti ha mai riferito di aver avuto problemi, dissidi o minacce. Possiamo dire se sono i furti, nello specifico, sono sempre riconducibili a estorsioni, ai cosiddetti cavalli di ritorno, sempre considerato quello che ci dice ai dati in vostro possesso, quello che riuscite poi a verificare? Sì, guardi dottoressa, per quanto riguarda i furti noi dobbiamo distinguere i furti furti di prodotti agricoli che sono collegati per lo più alla stagionalità, quindi ruberò le olive, l'uva a seconda dei casi, a seconda del periodo dell'anno. Abbiamo i furti dei mezzi agricoli, quindi trattori o strumenti che vengono utilizzati dagli agricoltori per le necessità della campagna. Ecco, i reati campanello che potrebbero, allarme, che potrebbero farci pensare anche al fenomeno estorsivo, potrebbero essere i danneggiamenti o i furti di mezzi agricoli, che stranamente vengono ritrovati dopo pochi giorni, oppure i danneggiamenti che vengono denunciati come tali senza possibilità di avere altre spiegazioni. Comunque in nessun caso a noi risultano denunciate estorsioni, tanto per quanto riguarda i mezzi agricoli, tanto per quanto riguarda i danneggiamenti. Le faccio un esempio. A luglio dello scorso anno i carabinieri di Trigiano hanno arrestato una persona su provvedimento della procura distrettuale che ha condotto le indagini insieme ai carabinieri e hanno arrestato un soggetto, un pregiudicato, responsabile di ben 6 estorsioni ai danni di agricoltori nelle campagne per un importo complessivo di circa 20.000 euro. Nessuna di queste estorsioni risulta essere stata denunciata dalle vittime. Sono attività che hanno condotto i carabinieri di iniziativa nell'ambito di un'indagine un po' più complessa. Comandante, possiamo dire se questo fenomeno può essere riconducibile alla criminalità organizzata? Si è parlato in alcuni casi di mafia, le mani della mafia sull'agricoltura, oppure si tratterebbe di gruppi? Guardi, noi non abbiamo evidenze di questo tipo allo Stato. Le posso dire che ci sono alcune aziende che sono gestite da pregiudicati nei cui confronti noi abbiamo avanzato proposte per l'applicazione di misure di prevenzione o con la prefettura sono stati adottati provvedimenti di interdittive ed altro, ma che ci sia una mano della mafia sulla gestione dei furti nelle campagne non abbiamo di queste risultanze allo Stato. Pertanto tutti gli episodi che a noi risultano, quindi lì dove abbiamo avuto modo di recuperare la refurtiva, arrestare gli autori, abbiamo avuto la possibilità di verificare che si trattava di singoli eventi scollegati tra di loro e compiuti tanto da italiani quanto da cittadini stranieri. Quindi non ho evidenze del tipo cui lei ha fatto riferimento. Le associazioni di categoria hanno invocato addirittura l'esercito. Cosa ne pensa? Guardi, io
Parto da questo presupposto, che la provincia di Bari, le province di Bari e di Batta, di Barletta Andria Trani, hanno una grande vocazione agricola. Ci sono dei territori molto ampi e ovviamente, giustamente, le associazioni di categoria chiedono vigilanza, chiedono presenza, perché questo può essere sicuramente un deterrente. Vigilare aree di territorio così ampie diventa estremamente difficile, ma oggi la tecnologia ci può dare una grossa mano in questo. La tecnologia ci può aiutare con l'installazione di telecamere, di fototrappole, di GPS, se noi vogliamo proteggere alcuni mezzi, alcune strumentazioni, alcuni oggetti particolarmente importanti per l'attività. Ecco, questi strumenti sicuramente collocati nei punti strategici, ovviamente con l'aiuto anche dei carabinieri, delle stazioni dei carabinieri, perché le devo dire che siamo disponibili lì dove ci si chiede un consiglio a aiutare i consorzi, come qualunque agricoltore, a dare un consiglio su come o dove collocare questa strumentazione. Ecco, io penso che la tecnologia possa darci veramente una grande mano. Una mano non significa che si sostituisce alle forze di polizia. La tecnologia, le forze di polizia e la collaborazione delle vittime sono fondamentali per un'azione di contrasto, una strategia di contrasto al fenomeno. In buona sostanza, lei lancia questo appello: denunciate e collaborate e dotatevi anche degli strumenti che possano aiutarci, aiutare tutti. Io penso che se si percorresse questa strada riusciremmo ad avere risultati sicuramente migliori di quelli che abbiamo ottenuto fino ad oggi. Possiamo migliorare noi sicuramente, ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. La sicurezza è un bene che lo Stato garantisce, ma con la collaborazione di tutti, delle forze di polizia che hanno la responsabilità principale, ma anche del cittadino che deve assolutamente collaborare, ma non solo in questo settore, ma in tutti i settori in genere. Non possiamo pensare di presidiare ogni angolo di strada con un carabiniere o un poliziotto, pensando così poi di incidere anche sulla libertà di tutti. Presidente, io ho un paio di minuti prima di andare in pubblicità, ma vorrei che commentasse quello che ha detto il comandante. Più che commentare, io aggiungerei una mia riflessione, e cioè può essere che negli ultimi anni sta cambiando anche il tipo di attacco all'agricoltura. Prima mi ha fatto una domanda: qual è uno dei danni più grossi subiti negli ultimi anni da una cooperativa? Beh, ottobre 2019 a Torre Maggiore, la cantina nostra associata, la cantina sociale, ha subito un danno dove hanno sversato e quindi hanno svuotato silos per 25.000 ettolitri. Purtroppo a questo atto non è seguito nessuna rivendicazione, non è seguito nulla. Per quale motivo si fa un danno del genere? Cioè, queste sono le domande che io mi porrei. La stessa cosa, il comandante parla anche di poca gente che purtroppo denuncia, ma abbiamo visto anche durante le riprese un vigneto purtroppo a terra, un vigneto in piena produzione. Quello è un danno irreparabile. Adesso la gente, purtroppo, lo abbiamo detto prima, gli agricoltori sono rassegnati, molto rassegnati, perché purtroppo la campagna è indifesa. Le piante sono indifese. Quando si vanno a tagliare delle piante di ulivo piuttosto che delle piante da frutto, si tagliano anni e anni, perché un frutteto, parliamo di un ciliegeto, tagliato al settimo ottavo anno vuol dire stroncare un impianto in piena produzione. Quindi la domanda che io mi porrei: dobbiamo immaginare che la criminalità sta cambiando anche modo di agire? Per quale motivo? Queste sono le domande che io porrei
all'arma dei carabinieri È una bella domanda. E a tutte le forze. È una bella domanda. Presidente, se resta ancora con noi, vado in pubblicità, poi le faccio l'ultima domanda e la lascio. Prego la regia di mandare la pubblicità a questo punto. Grazie. Nuovamente in studio con Linea Diretta stiamo parlando di furti in agricoltura. Presidente Vincenzo Patruno, il presidente di Fedagri. Presidente, come si parte o si riparte? Come tutti i giorni, ogni mattina si torna nei campi e si continua a fare quello che si è fatto tutti i giorni, cioè si continua a coltivare, ad amare quello che si fa e a cercare di raccogliere i frutti del lavoro quotidiano. Ripeto, gli agricoltori ormai si stanno abituando a questo modo di vivere sbagliato. Ecco, in questi giorni il corpo forestale, che ormai diciamo fa parte dell'arma dei carabinieri, sta girando e sta multando, giustamente dico io, tutti quegli agricoltori che non stanno facendo le giuste operazioni colturali per combattere la xylella. Beh, è facile andare a multare un povero agricoltore che il più delle volte magari non riesce manco ad avere il tempo di fare tutto il lavoro necessario, però le multe e le sanzioni sono corrette, perché quello, il dramma della xylella, è un altro dramma da combattere. Però un occhio in più alla campagna dobbiamo trovare il modo di metterlo, altrimenti rimane sempre terra di nessuno. Però magari, Presidente, così le lancio questa proposta, tra virgolette, sulla scorta anche di quello che ci ha detto il Comandante, no? Possiamo incominciare magari anche a sollecitare gli agricoltori a denunciare, a non avere paura e soprattutto ad utilizzare quelle apparecchiature che oggi sono importanti, diventano veramente delle volte fondamentali per riuscire poi a risolvere i casi, che si tratti di un furto ovviamente di trattore o di altro. Che dice lei? Assolutamente d'accordo, possiamo stimolare, possiamo cercare di suggerire, di fare tutto il possibile per cercare di aiutare le forze dell'ordine, ma sicuramente c'è bisogno da parte delle forze dell'ordine, ecco, di combattere la criminalità dove soprattutto l'agricoltore non riesce, e perché ha timore. Noi dobbiamo trovare il modo di combattere questo dramma e questo fenomeno aiutando gli agricoltori. Presidente, io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Noi siamo qui a disposizione di tutti voi. Quando vorrete, ci saremo, insomma, per qualsiasi cosa. Grazie. Io la ringrazio, sicuramente avremo modo di risentirci e voglio chiudere dicendo ad Angelo: vai avanti, continua così, un grande abbraccio, come sempre ho fatto quando hai purtroppo subito qualche atto. Non voglio che tu ti rassegnassi mai, ma purtroppo dobbiamo andare avanti. Domani mattina torniamo nei campi e in qualche modo faremo, perché l'agricoltura è anche questo, in qualche modo supereremo le difficoltà. Un abbraccio. Presidente, l'agricoltura sono le nostre origini praticamente, credo di tutti noi, vero? E io tra l'altro, ormai negli ultimi anni si sta tornando molto all'origine. Ecco, c'è chi decide davvero di cambiare vita e di buttarsi nell'agricoltura, e Angelo è uno degli esempi, ma ce ne sono tanti ovviamente come lui. Vero, dobbiamo insistere e dobbiamo anche stimolare l'agricoltura a fare, diciamo, delle azioni nuove. Il turismo ci può dare una grossa mano in questo. E con questo vi saluto, perché grazie, potremmo stare qua lo so, ormai. Lo so, grazie. Grazie ancora, Presidente. Quando vuole siamo qui. Grazie, buona serata. Buona serata.
Angelo, io vorrei un tuo commento, una tua riflessione proprio su tutti gli aspetti che ha toccato il comandante Cairo, ma anche a quella, tra virgolette, chiamiamola provocazione che ha lanciato proprio il presidente Patruno, no? C'è una diversa criminalità, c'è una criminalità che sta cambiando. Io ti farei anche una domanda scomoda. Cioè, quando voi avete subito i danneggiamenti, i furti, quello che ci hai raccontato, avete ricevuto poi delle rivendicazioni, minacce, richieste strane? No, altrimenti avremmo denunciato. Ma senza pietà su questa cosa, perché abbiamo svellito 140 alberi di ulivo sui terreni confiscati alla mafia Valenzano e purtroppo per questioni logistiche abbiamo lasciato per qualche tempo la legna lì ed è diventato il supermercato dei vicini o di chi passava di lì. A un certo punto io mi sono arrabbiato con l'agronomo, con Matteo, che l'altro giorno dalla notizia del furto ho dovuto supportare perché non la smetteva di piangere, perché quando ha saputo che il trattore era stato rubato puoi ben immaginare qual è stato il dolore di questo furto. Tra l'altro so che voi vi eravate già organizzati proprio a proposito di quello che diceva il colonnello per mettere anche sul trattore uno di quegli apparecchi che potrebbe servire. Sì, il GPS è arrivato ieri, però non è servito, insomma, deve arrivare qualche giorno fa, molto probabilmente. In realtà la forza che dobbiamo avere in questo caso è di non soprassedere a quello che accade in campagna. Perché anche se ti rubano due ceppi di legna, sono entrati in una proprietà che non è la loro, segnalata, sanno che stanno portando via da un posto che non è il tuo, quindi non bisogna sentirsi dalla parte del torto quando si va a denunciare, non bisogna essere scoraggiati da quello che è il sistema, perché il sistema siamo noi. Se vogliamo lasciare il mondo migliore di come abbiamo trovato, non possiamo pretendere che lo facciano esclusivamente gli altri, tocca a noi in prima persona. Questo sicuramente ti fa cedere a dei rischi, perché chi non denuncia, la paura è quella che si abbiano delle ritorsioni personali. Ma se ognuno di noi non fa la sua parte, alla fine il mondo rimarrà sempre com'è. Quindi senza fare troppa filosofia e troppi sofismi, alla fine tocca a ognuno di noi fare le proprie azioni. Se l'arma non ha le denunce, se l'arma non riceve una serie di segnalazioni, come fa l'arma poi a sapere chi sono e chi non sono? Ma allora il problema vero di fondo, da quello che comprendiamo in queste ultime ore alla luce anche di quello che ci dice proprio, che ci dicono i carabinieri, è subentrata la rassegnazione. Cioè, come si può fare a solleticare chi evidentemente ha paura? Noi ci mettiamo anche nei panni, no? Di chi subisce, chiaramente, perché c'è chi come voi denuncia e va avanti e cade e si rialza sempre, ma c'è chi evidentemente non ha troppa paura. Il problema è sempre il tempo, perché uno magari vuole vedere i risultati, no? Tutti sperano che dopo un furto di ritrovare la refurtiva. Quindi il fattore tempo di cui parlava il colonnello Cairo, di denunciare in maniera repentina, perché comunque c'è la possibilità di recuperarlo, ma di avere nel tempo anche la speranza di ritrovare la refurtiva da parte di un agricoltore, queste sicuramente gioverebbero a tutto quello che è un meccanismo che poi si blocca nella rassegnazione del dire ok, me l'hanno rubato, fine della storia. Allora, mi dicono che c'è una telefonata, ma io ovviamente ho anche l'altro ospite in collegamento Skype che presento subito, Pietro Fragasso di Libera Puglia, ma non solo, tra poco arriviamo anche da lui. Prendo la telefonata, così magari l'ascoltate anche voi due, Angelo e Pietro, vediamo se possiamo essere d'aiuto o se possiamo rispondere al nostro telespettatore. Buonasera. Pronto? Sì, io la sento, lei mi sente? Sì, perfetto, la sento anch'io. Ci dica. Guarda, il problema è che io vivo in un paese, quindi conosco bene la realtà, anche perché ho lavorato nel comparto agricolo per molti anni, quindi so tutto quello che succede. Il vero problema nostro, italiani, è la mancanza di certezza della pena. Cioè, voglio dire, questa gente che va a fare queste cose, oggi potrebbe onestamente accedere al reddito di cittadinanza. Il problema è che si sentono impuniti. Allora il paese, l'Italia, è un paese di buonismo, dove il buonismo è imperante, dove non ci sono i soldi per comprare, per assumere nuovi carabinieri, costruire o ristrutturare le carceri, per poter dare la possibilità di avere una forze, forze di polizia più efficienti, però poi abbiamo tanti di quei soldi da spendere per comprare carri armati, sommergibili, aerei per la guerra elettronica, c'è tutta una serie di cose. Questo non è assolutamente più sopportabile, perché in campagna la gente deve andare per lavorare,
non per essere derubata. Allora questo discorso deve ormai deve fare breccia nelle mente di chi sta rubando, perché vedere in televisione o da adesso la pubblicità del garante di chi ha perso la libertà, ma chiediamoci, questi qui la libertà perché l'hanno persa? Perché sicuramente hanno commesso qualcosa che non è assolutamente sopportabile, cioè avranno rubato, avranno malversato, avranno corrotto. Allora, quando avremo il garante, diciamo, del cittadino onesto in questo paese? Grazie. È chiaro che i carabinieri e la polizia possono fare quello che vogliono, ci vuole che l'onestà sia eliminata, però la gente è sfiduciata. Questo è un paese dove il buonismo deve finire. Basta con gli arresti domiciliari. Chi sbaglia deve andare in galera e ci deve rimanere. Ci deve rimanere. Quindi a prescindere tutti coloro che dicono queste associazioni che praticamente aiutano i carcerati, va bene, devono stare in galera con le migliori garanzie di poter scontare la pena. Però non è più possibile sopportare gli arresti domiciliari. Fanno quello che vogliono quando vanno a casa. Grazie, buonasera. Grazie a lei, grazie. E ci ha offerto lo spunto per un'altra riflessione, farei entrare a gamba tesa Pietro Fragasso, l'ho presentato prima di Libera Puglia, ma non solo, perché tu sei un agricoltore, anche tu come Angelo operi in un contesto particolare, su un territorio particolare. Ti faccio partire subito commentando la telefonata e poi magari svisceriamo un attimo l'argomento. Allora buonasera, grazie per l'invito. Sono un po' in difficoltà, nel senso che sono un po' in difficoltà rispetto alla presenza di Angelo, dove io cercherò di avere una presenza istituzionale, ma vederlo in giacca è già un grande shock per me. Lo so, quindi, è vero. Siamo abituati a vederlo sul trattore o nei campi vestito diversamente, è chiaro. Esatto, sono più abituato a vederlo così o a litigarci in alcuni momenti, però chiaramente la mia presenza qui vuole raccontare una presenza chiara, una presa di posizione di Libera all'interno di questa dinamica, perché Angelo è, con Semi di Vita, una realtà che aderisce a Libera e che è parte integrante dell'attività di Libera Bari, per esempio, o col presidio di Valenzano, quindi una realtà presente sul territorio e attiva in quel senso. Se mi permetti, la riflessione sulla telefonata la faccio in una parte finale di quello che vorrei dire in questo momento a voi. Chiaramente la questione dei furti è una questione che anche noi qui sul territorio, come dicevi tu, io sono un cooperante sociale su un bene confiscato, mi occupo di agricoltura con i miei soci. Dici dove? Dici, io lo so, ma diciamolo. Signora, scusami. Certo, non l'ho detto io, però volevo che venisse fuori. Mi volevi lasciare la gioia. Esatto. Siamo qui a Cerignola, in provincia di Foggia, siamo la cooperativa sociale Pietra di Scarto, che gestisce appunto un bene confiscato, come accade alla cooperativa Semi di Vita. E con Angelo e con la cooperativa Semi di Vita portiamo avanti un progetto comune sulla filiera del pomodoro, per esempio, contro il caporalato. La questione dei furti è una questione che in agricoltura esiste, ed esiste ancora di più, per esempio, sulla questione dei beni confiscati, che sono spesso vittima di ritorsioni o comunque di furti che vanno a inquinare, ad inficiare quella che è un'azione importantissima per i territori. Infatti dobbiamo sempre ricordarci che i beni confiscati sono luoghi comuni e liberati. Dove prima esistevano le organizzazioni mafiose, oggi esistono spazi di democrazia recuperati e che servono appunto a ridare dignità ai territori. L'operazione che Semi di Vita realizza su Valenzano è un'operazione che serve a tutti, che serve a tutta la comunità e serve anche paradossalmente a coloro che probabilmente hanno commesso quel reato. Coloro che commettono errori, guardate quanto è straordinaria l'azione che si può realizzare su un bene confiscato, si trovano spesso, come nel caso di Semi di Vita o di Pietra di Scarto, a ritornare in quei luoghi per svolgere invece la seconda parte del loro percorso di vita, anche dopo aver compiuto reati e dopo essere stati in carcere, dopo essere stati giudicati e condannati.
che è quello che prevede la nostra Costituzione, perché ricordiamoci sempre che il carcere ha un effetto rieducativo per un detenuto, che torna a essere un cittadino dopo aver scontato la sua pena. E quanto è straordinario, per esempio, che sui beni confiscati si possa arrivare a creare quelle basi costituzionali per riuscire a ridare opportunità a chi ha sbagliato. La dinamica è esattamente ribaltata. Non ci può essere accanimento. Il nostro fare antimafia non è soltanto rivendicare che esiste la mafia e che la mafia è una brutta cosa, ma esiste anche, deve esistere, un'azione che soverchia questo sentimento di odio e va a costruire invece processi virtuosi sui territori. Perché ricordiamoci sempre che un detenuto che ritorna in libertà e lavora è un segno più sul bilancio dello Stato e non un segno meno. E quindi è una vittoria collettiva. Angelo in questi giorni è stato sempre sorridente. Io non l'ho chiamato quando mi ha mandato il messaggio, ho preferito chiamare l'altro socio perché immaginavo come fosse incazzato. Ma al di là di questo l'ho visto sempre sorridente successivamente, e c'è una bellissima frase di Pasolini, una bellissima canzone che dice: chi è derubato che sorride ruba qualcosa all'altro. Ecco, la nostra azione va in quella direzione, non odio ma possibilità di fare comunità per ripartire, per ricostruire. Rieducazione, riabilitazione, effettivamente. Posso approfittare per chiedervi, proprio con l'attività che fate voi, quella sociale, in questi anni di operazioni sul territorio da parte vostra, una percentuale orientativa di persone che siete riusciti a recuperare? Guarda, io ti posso portare i dati dell'amministrazione penitenziaria di 2 anni fa, 2019, quindi abbastanza recenti. Hanno fatto una ricerca a livello nazionale all'interno delle carceri e hanno determinato che se tutti i percorsi di formazione e lavoro all'interno delle carceri sfociano in un inserimento lavorativo all'esterno, la recidiva si abbassa da un 70-90%, quindi sicuro che il detenuto dalla porta da cui esce rientra, al 2-20%. Quindi vuol dire che rimane quello zoccolo duro, come lo chiamiamo noi, di gente che ha fatto quella scelta di vita e da là non si muove. Questo è proprio ad andare a rimarcare quello che è il lavoro fatto da noi, da Pietra di Scarto a Cerignola, ma come tante altre cooperative sul territorio pugliese, dove quando dai una possibilità ad una persona, quella persona, se ha deciso che la sua vita deve cambiare, la cambia. C'è un esempio, Pietro può parlare di un esempio loro in cooperativa. Ne abbiamo avuto Alfonso da noi in cooperativa, su 47 anni, 30 anni di carcere. A un certo punto ha deciso di cambiare e ha approdato all'Oseto, e all'Oseto è diventato il primo che entrava in campagna e l'ultimo che usciva. E noi l'anno scorso siamo stati in emergenza, abbiamo bisogno di una persona in campagna e l'abbiamo assunto, nonostante lui è un ex capo piazza di Scampia, di spaccio. Quindi ci sono delle esperienze positive su cui si può lavorare e su quelle bisogna fare. Altre no, è inutile essere ipocriti, però possiamo tranquillamente dire che ci sono delle possibilità per queste persone di redimersi e di passare attraverso la terra che accoglie tutti come una mamma. Pietro, non so se prima hai ascoltato quello che diceva il presidente Patruno sulla criminalità. Sta cambiando la criminalità? Tu cosa ne pensi? Ma la criminalità è già cambiata. Io vi parlo da un comune che è stato commissariato per mafia e le mafie hanno già realizzato qui un salto di qualità straordinario, che è quello che passa per il controllo del consenso anche attraverso la politica, anche attraverso il governo della cosa pubblica. Tutto questo si sviluppa poi anche, da un certo punto di vista, in egemonia culturale, in normalizzazione di un fenomeno come quello criminale che diventa poi cultura. Ecco, in questo senso un'azione dirompente rimane quella del riutilizzo sociale. È completamente dirompente, e ci tengo molto a sottolineare questo, perché non solo è simbolo e quindi riscatto di una comunità, ma diventa anche redenzione e possibilità di occupazione, perché Angelo con Semi di Vita e con i suoi soci fa economia, crea occupazione. Infatti, noi qui facciamo lo stesso. Significa andare a fare impresa, però pensate, io vi volevo evidenziare questo elemento. Semi di Vita sta facendo investimenti su un terreno
di 26 ettari, che è sostanzialmente un deserto, non chiedendo soldi pubblici, ma facendo investimenti diretti da impresa per riportare alla produttività quel terreno che non gli appartiene. Capite che in una logica di lucidità è una follia. Ma invece quanto è straordinario invece l'esempio di agire su un bene collettivo per il bene collettivo, su un bene collettivo per generare lo sviluppo di un'intera comunità che ritrova su quei luoghi delle opportunità inclusive straordinarie. Tra l'altro qualche tempo fa sentivo il procuratore capo, abbiamo intervistato il procuratore capo Ludovico Vaccaro, procuratore di Foggia, e spingeva proprio su questo, cioè spingere, sollecitare, aiutare i giovani e indirizzarli all'agricoltura. Io, se vuoi, posso aggiungere questo, che tu hai citato una persona che per me è un punto di riferimento, infatti, Ludovico Vaccaro, immagino. È una fortuna per la provincia di Foggia, perché è una mente illuminata, e di menti illuminate ne abbiamo tanto bisogno, e ha, lo dice ancora di più per quanto riguarda proprio il lavoro relativo alla situazione di detenzione. Le situazioni di detenzione sono situazioni che nascono da marginalità, sicuramente legate a situazioni di responsabilità personale, questo nessuno lo mette in dubbio, ma esistono contesti in cui le opportunità non ci sono mai state, e quindi la leva del lavoro in carcere e fuori dal carcere diventa un elemento di straordinaria opportunità per cambiare le storie, ed accade veramente questa cosa. Angelo ci ha portato un esempio emblematico, io ne potrei portare altri. Ci dobbiamo sempre ricordare che noi lavoriamo in un'ottica che è plurale, mai singolare. Nessuno di noi lavora per sé, tutti lavoriamo in una continuità, in un contesto di relazioni, e riuscire a fare di questo un obiettivo necessario per la comunità e riuscire a raggiungere poi l'obiettivo ancora più alto, che è quello della giustizia sociale. È inutile che ti faccia l'altra domanda, l'ultima, perché volevo chiederti a questo punto in una frase qual è il messaggio che possiamo mandare in questo momento a chi non ha il coraggio di denunciare, ma credo che tu mi abbia risposto. Dobbiamo imparare a essere rete. Dobbiamo imparare a guardarci l'un l'altro, a proteggerci. Ad avere più fiducia, forse, perché anche dalla telefonata, no? A prescindere ovviamente dalla riflessione che faceva il nostro telespettatore, c'è una mancanza di fiducia nelle istituzioni, nelle istituzioni a cui dovremmo fare riferimento. Forse dovremmo cominciare ad avere più fiducia? Guarda, ti porto un esempio proprio che appartiene alla nostra quotidianità. Noi abbiamo intitolato il bene confiscato a Francesco Marconi. Lo so. Franco aveva chiara una frase che... Scusami Pietro, a beneficio ovviamente dei telespettatori, vittima innocente di... No, figurati, certo. Lo spiego, perché giustamente Francesco Marconi, vittima innocente di mafia, ovviamente. Vai Pietro. La sua stella polare era una meravigliosa frase di Piero Calamandrei, padre costituente, ed era: lo Stato siamo noi. Per quanto possa sembrare una frase vuota, vivere la realtà come quelle di Angelo, nel piccolo anche la nostra o tante altre, significa vedere incarnata quella frase, vedere quella frase che diventa gambe, diventa respiro, diventa vite, diventa storie, che ritornano ad essere al centro della vita di una comunità. Dobbiamo imparare a tornare ad essere comunità, a avere fiducia in chi ci sta a fianco. Angelo lo ha sempre detto: perché non mi devo fidare di quello che ho a fianco? Perché non devo sentire nell'altro un amico e non un avversario? È necessario cominciare a rivoluzionare il nostro punto di vista, che poi, se ci pensate, è esattamente il punto di vista della società agricola, della società contadina, la fiducia reciproca, l'aiuto reciproco, la mutualità. Noi da questo dobbiamo ripartire per ricostruire il tessuto sociale delle nostre comunità. Pietro, io ti ringrazio infinitamente per la tua testimonianza e per le tue parole. Grazie.
Sono io che ringrazio voi e viva Semi di Vita! Forza Semi di Vita! Grazie. Grazie, grazie. Ciao Pietro, grazie. Ciao Angelo, ci sentiamo ciao, domani. Pietro. Sì. Angelo, la mutualità è quello, è in effetti è di là che abbiamo tutti origine, come dicevamo prima, il procuratore capo Vaccaro, lo ricordo benissimo in questa intervista, era animato da questo pensiero, è animato da questo pensiero. Guarda, è successo quando hanno rubato l'olio della cooperativa. 100 litri di olio, 800 euro di furto, per una piccola cooperativa sono tanti soldi, che comunque magari quei soldi li avremmo investiti in altro. Poi tanta gente ci ha detto vi vogliamo dare una mano e abbiamo detto nel pieno stile della cooperativa non vogliamo solo soldi, non vogliamo restituire poi al resto quei soldi, non vogliamo lasciarli lì come sono, e abbiamo detto ogni 10 euro donate pianteremo un albero di uliva valenzano per dire ok, ci avete rubato l'olio e noi ne dobbiamo produrre di più. Abbiamo raccolto soldi per 600 alberi, una cosa che noi, ancora oggi mi trema la voce, non ci crediamo ancora, e la gente ce l'ha donati sapendo che noi gli alberi li metteremo a ottobre, quindi sapendo, sfidandosi di quello che noi diciamo. Stasera alle 8 è partita la campagna di crowdfunding per recuperare i soldi del trattore. Stavo per chiederti, anche a beneficio di chi, lo ripetiamo, purtroppo non denuncia, come si riparte? Si riparte guardandosi negli occhi nei soci e dicendo ok, è accaduto, non possiamo farci niente. Quello che possiamo fare è rimboccarci le maniche e ripartire come sempre. Si riparte non da soli, si riparte con gli altri. Abbiamo avuto sul post del furto del trattore quasi 35.000 visualizzazioni su Facebook, che per noi sono una marea. Più di 500 impression sul post e una marea di gente che ci ha detto ragazzi diteci come dobbiamo fare per ricomprare il trattore. Quindi la campagna di crowdfunding, noi insomma. Stasera sulla pagina ufficiale della cooperativa sociale Semi di Vita su Facebook abbiamo messo già le prime indicazioni della piattaforma di crowdfunding dove fare le donazioni. Abbiamo abbinato al trattore la possibilità di poter finanziare le galline che metteremo nel nuovo pollaio sui beni confiscati, quindi compreremo il trattore e sforato l'importo del trattore acquisteremo 1.400 galline ovaiole per produrre le uova. Quelle uova vendute al pubblico serviranno a sostenere gli inserimenti sociali nella cooperativa. Scusate, il bello della diretta, sì. Mi dicono dalla regia, siamo addirittura d'arrivo ma c'è una telefonata, proviamo a prenderla se è breve. Vediamo. Sì, Angelo, dicevamo chiaramente questo può essere un segnale positivo, cioè facciamo comprendere che effettivamente nessuno è solo. Non e come si può diceva anche soli. Pietro, no? Questa è anche l'agricoltura. Dovremmo vivere tutti su un'isola deserta, questa è la realtà. Ognuno. Oggi la società commerciale ci porta ad essere la società dell'io, dove l'io viene messo prima di tutti. Ma noi non siamo soli, abbiamo dei genitori, abbiamo dei fratelli, delle sorelle, abbiamo delle famiglie, abbiamo tutto un circuito che ci sostiene. Noi non abbiamo clienti cooperativi, abbiamo sostenitori, certo. Che è diverso, no? Da chiamare un semplice cliente. E ho la telefonata. Ok. Eccoci, buonasera, con chi parlo? Buonasera, qui è Francesco Villari da Moschere delle Monache. Ah, Francesco. Ecco, sì, l'abbiamo nominata prima, quindi ci dica tutto, siamo qui. Le dico solo che noi siamo addirittura d'arrivo, abbiamo un minuto, se riesce in 30 secondi a lanciare il suo messaggio diciamo sono grata. Che ovviamente sono stato anche io vittima nei giorni scorsi di un furto di un trattore che gestiva tutta l'azienda agricola, dava da mangiare a 100 animali e adesso sto ricorrendo a dei prestiti dei miei vicini. Comunque dico ad Angelo Santoro, teniamo duro, ce la faremo, ovviamente denunciamo, io ho denunciato subito la mattina stessa, per cui dobbiamo dotarci assolutamente delle nuove tecnologie, con i GPS eccetera eccetera, dobbiamo per forza andare avanti, non possiamo arrenderci. Insomma. Grazie, grazie. Spero di essere stato nei 30 secondi. Assolutamente, è stato tra l'altro bravissimo perché ha lanciato il messaggio che poi, di cui poi abbiamo parlato stasera. Denunciate, denunciate, denunciate. Non siete soli. Angelo, ultimissimo messaggio, una frase e così chiudiamo.
Beh, il claim della cooperativa è: nel cuore della nostra terra coltiviamo la dignità delle persone. Questo fa l'agricoltura, dà la possibilità a chi non ha una formazione o comunque ha voglia di mettersi in gioco di poter lavorare. L'agricoltura è un grande comparto in Puglia, non può essere abbandonata, dobbiamo sentirci una grande famiglia e in questa grande famiglia dobbiamo assolutamente fare dei passi in avanti. Significa che, come diceva Pietro prima, il mio vicino è il mio amico, non è il mio nemico. Grazie all'Angelo e a tutti voi anche per questa lezione di vita questa sera. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Buon proseguimento di serata.